tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Born Beautiful. Oggi con me c'è Lidia. Ciao. E Lidia viene da Bergamo. E dici un po' cosa fai nella vita e qual è il tuo sogno. Allora, al momento sono una laureanda in biotecnologie mediche. Se si incrociano le dita, settimana prossima dovrei laurearmi. E il mio sogno. Grazie. E il mio sogno è quello di coniugare i miei studi, quindi la ricerca in campo medico e la cosmesi, cioè la mia passione. Mi ricordo che mia mamma aveva una hot tubs di, non mi ricordo più quale brand, a forma di caramella. Wow! E io l'ho sempre guardata con ammirazione, finché poi è arrivata l'età in cui potevo finalmente usarla. E quindi hai sperimentato. Esatto. E ti sei innamorata un po' di questo mondo. Sì. Se vi piace questo make-up che ho eseguito su Lidia, seguite il video. Parto con il fondotinta e vado a fare un mix di Luminous Silk di Giorgio Armani nel colore 2 e 4. A posto. Prima di dover rifare le clip. Infatti. Vado alla zona degli occhi con il Weightless Complete Coverage di Urban Decay nel colore Light Warm. Vado con un correttore un pochino più forte, in questo caso prendo la palette di MAC, sulle zone leggermente arrossate. Come base sugli occhi applico il Black Smudge Liner Eye Kohl Nero di Pat McGrath. Vado soprattutto lungo la linea delle ciglia e un pochino verso l'esterno, ma comunque mi estendo su quasi tutta la palpebra perché voglio proprio una base super nera ma sfumata. Le avventure della mia vicina. In realtà anche il mio ragazzo sono in tanti perché loro sono tre fratelli, hanno un cane, un gatto e 35 tartarughe. 35 tartarughe? Dove le mettono? Io abito in un paese vicino a Bergamo, più verso la campagna, hanno ampi spazi. Wow! Prendo questo colore qui dalla palette Smokescreen di Sigma Beauty e lo sfumo nella piega. Non sono abituata a danza classica, mi ha impostato in un altro modo. Danza classica, infatti? Sì, per 9 anni. Cavoli! Poi ho avuto un problema al ginocchio, mi sono fermata e ho proseguito con atletica prima. Wow! Facevo marcia e poi con karate. Cioè proprio... Avevo bisogno di sfogare. Esatto! Troppa disciplina per troppo tempo. Applico l'ultraviolet blu pigmento di Pat McGrath al centro della palpebra, sopra il nero che abbiamo già applicato. Tu sei molto un viso, secondo me, appena ti ho visto ho pensato che fossi un viso tipo rinascimentale. Oh, che bello. Mi fanno più complimenti vecchi che i ragazzi. Ma no! Poi gli amici del nonno. Io vengo così. Tutti lì. Ultra novantenni. Caspita. A giocare a scarabeo. La briscola. Che scarabeo. Dovresti proprio comprarlo lo scombretto. Sì? Sì. Allora, puoi dire che devo comprarlo e poi devo dartelo. No, dai. Possiamo dire quando mi hai offerto il culetto del rossetto? Ho comprato un rossetto, cos'era? Burlesque di Murak. Sì. Solo che a lei non piace tantissimo. E fa, senti, vuoi te lo faccio provare? Poi se ti piace ti regalo un po' del culetto. Glielo detto. Vabbè, che su di lei sicuramente stava meglio piuttosto che su di me. Quindi. Sì. Che figa è? Non ammiccare. Colei che sa tutto. Allora, le sopracciglia, le tue sono già belle praticamente. No, c'è stato un grande lavoro di spinzettamento ieri sera. In realtà. Davvero? No, era proprio. Davvero. Proprio nel video. Alle medie avevo il ciuffo da questa parte, come adesso, però lo tenevo più coperto, tenevo più coperta la fronte. E mia mamma non voleva che io usassi le pinzette.
Allora ho iniziato a spinzettare sotto con il sopracciglio. Cioè, quindi avevo un sopracciglio spinzettato e un altro no. Poi andavo in una scuola di suore. Quindi in realtà il trucco era evitato, qualsiasi forma di vanità, non potevamo neanche usare gli occhi un po' pendenti. Cavoli! I capelli. I capelli sciolti non si potevano vedere. Solo nella foto di classe potevamo vedere sciolti. Avevamo anche una specie di diviso. Cavoli! Non mi hai mai fatto vedere una foto con la diviso. C'è un motivo perché non te l'ho mai fatta vedere. Vabbè, già nel periodo delle medie, in fase di pubertà, non è che sia proprio splendide. E l'apparecchio, e gli occhiali. Ero messo un po' a glibetti, no? Ah, un'altra cosa che facevo, mettevo la matita nera solo all'interno della lima superiore. Perché quella non si poteva vedere, no? E certo. Però ero truccata e trasgredivo le regole. Che furba. Trasgressiva, ragazzi. Adesso vedo il mio fratello, cui hanno lavato la testa sotto il rubinetto perché aveva il gel. No. Sì, sì. Vado all'angolo interno dell'occhio con il pigmento Astral White, sempre di Pat McGrath. Cioè, io te lo dico, stasera devi uscire per forza, perché... No, perché i bambini! Cioè, no. Mixo le pomade di Moolah Cosmetics nel colore Universal Deep Brown e Black Onyx. Anche perché le tue sono praticamente perfette. Piego le ciglia ed applico un po' di mascara. Non fare questo sguardo. Pochissima cipria per il volto di Lidia. Prendo questo colore qui con un pennello piuttosto grande e vado a scaldare un po' il volto di Lidia, quindi senza fare un contouring netto ma piuttosto uno sculpting. A me è quello che dà fastidio a volte del trucco correttivo, far passare le caratteristiche, le peculiarità di una persona come difetti. Quindi quello che ti rende un diverso dall'altro, ecco. Che siamo appartenenti a canoni estetici, esatto. Diversi. Esatto. C'è chi ha il viso più allungato, chi ce l'ha quadrato, chi ce l'ha cuore. Infatti, ma ci mancherebbe. Vado con il rossetto Bohème di Nabla Cosmetics. Uso sempre questo rossetto qui che abbiamo applicato come blush. Prendo sempre Astral White, pigmento di Pat McGrath, e con le dita vado a stenderlo un pochino all'altezza dello zigomo per dare un po' di glow. Qual è la parte che preferisci di te? Caratterialmente devo dire il fatto di essere molto emotiva. Mi piace vivere tutte le emozioni che si possono sentire. E fisicamente direi proprio la mia simmetria. Dopo averla tanto detestata, alla fine essere riuscita ad amare quello che in realtà gli altri considerano un difetto è sicuramente una vittoria. È una bellissima cosa. Anche perché non è una cosa usuale, in effetti, sentir dire mi piace la mia simmetria. Sono nata così, fa parte di me, fa parte anche della storia della mia famiglia, dire ok, sì, quest'occhio ricorda mia mamma, quest'altro ricorda mio papà, e alla fine quello che sono io, quello che è anche il mio volto, sono tutte le generazioni prima di me. Bravo. Make-up finito! Wow! È bellissimo. Vabbè, ho capito perché amate così tanto questo ombretto. Stupendo. Adesso non iniziare a fare così. Adesso inizierò a sfoggiare. Questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. E se così fosse, vi ritroverò sicuramente al prossimo episodio. Mua. Ciao! Ciao!